Oggi nevica, si nota. Un classico errore, classicissimo errore che un commerciante, ma in generale chiunque venda qualcosa fa, è quello di voler per forza di cose incassare sempre da ogni transazione. È una frase forte, lo so, perché probabilmente state lì a dirmi: sì, parla questo qua. Io ho il magazzino pieno, certo che ho bisogno di fare transazioni e guadagnarci. Verissimo, non si può dire niente a riguardo. Quello che voglio però farti provare a ragionare è il discorso che è giusto guadagnarci dalla transazione, altrimenti cosa sei lì a fare? Ma che alla fine dei conti quello che importa non è la singola transazione. Quello che importa è che alla fine del giorno, alla fine della settimana, alla fine del mese, alla fine dell'anno, tu abbia un più. E se per avere quel più, tu devi magari poter vendere qualche prodotto a sottocosto, o magari più che a sottocosto, guadagnandoci meno, o andando al pareggio, fallo. Cioè, se quel guadagnare meno su quel prodotto poi ti permette di venderne altri e guadagnarci, è ottimo. È uno strumento di marketing, diventa uno strumento di marketing che ti aiuta a vendere di più. Hai capito quello che intendo dire? Cioè, è giusto che tu guadagni, e come è giusto che chiunque deve guadagnare da quello che fa, perché altrimenti sta a letto e sta semendo. Ma pensare di dover guadagnare da ogni singola transazione, da ogni singolo prodotto che vendi, oggi è folle. Sfrutta i tuoi prodotti che hai in magazzino, che hai intenzione di acquistare, che hai intenzione di vendere, per trascinare a te le persone. È un po' il principio del centro commerciale. Il centro commerciale ti mette sul volantino prodotti sulla quale margina poco, non ci margina, va sotto costo in base a che cosa ti propone, e tu con quel prodotto in offerta, con quel prodotto ultra scontato, vai lì ad acquistare altro, e alla fine il centro commerciale guadagna dall'altro, non guadagna sicuramente dal prodotto sotto costo. Ed è quello il principio, quello è esattamente il principio che devi applicare. Non pensare che da ogni prodotto devi guadagnare, perché altrimenti non riesci a fronteggiare la concorrenza, che oggi è cattivissima e sfrutta anche questi piccoli trucchetti.